E buongiorno e benvenuto su Let's Talk About. Io sono Saga e in questo video vedremo come minare Bitcoin comodamente da casa nostra senza spendere un patrimonio. Ne parliamo ovviamente dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video, a te non costa nulla, ma aiuti veramente tanto il mio lavoro. Un'altra cosa però importantissima che ti chiedo è di iscriverti al canale e premere sulla campanella, questo perché sicuramente pubblicherò degli aggiornamenti su questo argomento, ti farò vedere come va avanti il mio mining, se ci saranno novità te le verrò a portare qua sul canale, quindi mi raccomando, per non perdere tutte le news, iscriviti al canale. Dunque, per minare Bitcoin servono due cose fondamentali. La prima ovviamente è quella di comprare una macchina per il mining di Bitcoin, che altro non è che un computer che risolve dei calcoli e che questi calcoli, quando vengono risolti, ci vengono pagati tramite Bitcoin. Questo si può anche fare, certo queste macchine costano tanto, però uno può anche dire ci faccio l'investimento, me la compro e vado a minare. Il secondo problema però è che bisogna abitare in un paese dove la corrente elettrica costa poco, perché minare Bitcoin consuma tanta corrente. Ecco, se abiti in Italia purtroppo questo non è possibile, quindi minare Bitcoin in questo modo nel nostro paese no. Ci sono però delle alternative, ad esempio oggi andremo a vedere l'alternativa di BitHarvest, che praticamente ci permette di acquistare una pennina USB che poi va collegata a un hub e messa in serie ad altre pennine va a minare Bitcoin. Praticamente questa pennina USB non fa altro che fornire potenza di calcolo ad una macchina. Queste pennine vengono unite tutte quante in rete e ognuno si prende la rendita in Bitcoin che il proprio dispositivo va a generare. Intanto questa soluzione è molto più economica rispetto a comprare un mining rig. Inoltre noi monteremo questa chiavetta in un hub non nel nostro paese e non a casa nostra, e quindi nell'acquisto della chiavetta è già inclusa la corrente che pagherà qualcun altro per noi. Quindi noi paghiamo questa chiavetta e finisce lì. È tutto monitorabile 24 ore su 24, possiamo vedere quanto sta producendo la chiavetta e la rendita in Bitcoin viene pagata tutti i giorni. Ora, prima di andare avanti, ti faccio vedere come sono fatte queste sala server, ti faccio vedere proprio come viene utilizzata la chiavetta e ti faccio vedere anche che inserendo la chiavetta si va subito a vedere che va a generare della potenza di calcolo, mentre se la tua chiavetta venisse staccata quella potenza va a scendere. Tutte queste chiavi hanno un seriale, quindi il seriale è unico, e una volta acquistata appunto avrai il tuo numerino e quella sarà tua. Ma vediamo meglio come funziona. Sulla parte alta e bassa vedete i server dove sono connessi tutti i booster tramite questi hub qui. Qui quando si fanno i test si possono sconnettere i booster. Se andiamo a guardare per esempio i seriali, i numeri dei booster, possiamo vedere che cada uno ha un seriale differente. In questo modo si riconosce il dispositivo dell'utente, mentre sui monitor abbiamo tutta l'operatività dei booster connessi, che sono connessi dai diversi gruppi collegati ai server. Qui possiamo vedere tutta l'operatività dei booster. Questa è la produttività, l'hash rate del booster, e qui è riportato che il booster è attivo. Se andiamo a trovare l'identificativo, perché ogni booster possiede un seriale, possiamo leggere il numero seriale e andiamo a cercare questo seriale all'interno della banca dei booster. So we search this ID number for the booster. Yes, okay. Right. And this booster ID number is here. Quindi questo booster, questo ID del booster, corrisponde al booster all'interno di questa fila. This or this one? This one. Ok, quindi qui lo vediamo attivo, il booster con l'identificativo, e vediamo anche la potenza di mining. Adesso diventa immediatamente inattivo e la potenza di mining... It goes to zero too, this one? Need to refresh. Refresh, ok. Adesso la potenza di mining è scesa a zero e il booster risulta inattivo. Se lo poniamo di nuovo all'interno della porta USB, if we plug it again inside... Mm. Perfetto, adesso il booster è di nuovo attivo e l'hash rate è esatto, necessita di connettersi, e quindi vedete esattamente il booster. Can we show into the video the serial number on the booster? Oh, ok, e c'è proprio il seriale
il seriale, che ogni booster identifica un booster unico, quindi la persona possiede esattamente il booster fisico e corrisponde esattamente al seriale che compare nell'applicazione. Bene, come hai visto è tutto molto semplice e questo è attualmente il modo più semplice che esiste per minare Bitcoin. Per quanto riguarda costi e rendita, allora la chiavetta costa $1000, ma ci sono due soluzioni. Puoi comprarti la chiavetta da solo, una o più chiavette. Ripeto, una volta acquistata avrai la tua chiavetta col tuo numero, tutto ciò che genererà quel dispositivo ti verrà inviato sul wallet ogni giorno. Se però magari $1000 sono troppi o magari vuoi provare con meno, puoi comprare la chiavetta in sharing, ovvero invece di acquistare una chiavetta intera, acquisti una percentuale di un dispositivo. Ad esempio, voglio acquistarne il 10%, pagherò $100, voglio acquistarne il 20%, pagherò $200. Si acquista in tagli che si spostano del 10%, quindi appunto 10%, 20%, 30% e così via, fino al 100% che sarebbe l'acquisto completo della chiavetta. In questa maniera cosa vuol dire? Se io decido magari di comprare il 50% di una chiavetta, quindi spendere $500, alla fine della giornata verrà fatto il calcolo di quanto ha minato quel dispositivo e la metà verrà mandata sul mio wallet. Se invece ho acquistato il 20% del minato verrà mandato sul mio wallet. Ovviamente in qualsiasi momento posso accrescere la percentuale, quindi comprare un altro 10%, o in qualsiasi momento posso aggiungere magari una seconda chiavetta intera, posso fare cosa voglio. Ovviamente per acquistare altri dispositivi posso anche utilizzare la rendita che sto farmando, quindi con i bitcoin che vengono minati posso decidere di comprare altri dispositivi per poter minare di più tutti i giorni. Ora direi, ci spostiamo al computer, voglio farti vedere come registrarti, come fare l'acquisto della chiavetta, come monitorarla, come vedere quindi quanto si sta minando, insomma farti vedere un pochino tutto quanto. Ti faccio anche vedere l'acquisto vero e proprio, come si fa, se tu vuoi comprarla intera o se vuoi comprarne una percentuale in sharing, e parliamo anche del prelievo, quindi direi spostiamoci al computer. Allora, ti lascio il link qua sotto in descrizione per registrarti. Appena premi sul link ti troverai davanti a questa finestra qua. Ovviamente dovrai compilarlo con le solite cose, quindi username, numero di telefono, eccetera. Qua dovrai mettere la tua password, metterai anche la tua mail, perché tramite mail ti manderanno il codice di verifica. Inserito il codice di verifica farai registra e sarai a posto e pronto per entrare su BitHarvest. Una volta all'interno del portale sarai in questa schermata qua. In questo momento c'è già una chiavetta attiva, se infatti premo qua sotto su Booster, mi fa vedere quanto sto producendo. Ecco qua, questa è la mia potenza di calcolo che sto dando alla macchina. Qua sotto ti fa vedere quanto è minato, io l'ho appena attivata, dopo ti farò vedere l'attivazione, quindi ho appena iniziato praticamente, e sotto ti fa vedere il numero seriale della tua chiavetta. Ora, la prima cosa che devi fare è decidere che cosa vuoi comprare, ovvero se vuoi comprare una chiavetta intera o se vuoi comprare una percentuale del dispositivo. Una volta deciso dovrai chiaramente depositare, quindi vai su Wallet e fai deposita. Puoi depositare USDT in BEP20, USDT in ERC20, sconsigliato perché le commissioni costano un sacco, o USDT sulla rete Tron. Se io voglio comprare una chiavetta intera dovrò depositare $1000. Se invece voglio comprarla in percentuale, ricordati che paghi $100 per ogni 10% di potenza di calcolo del dispositivo. Una volta deciso quanto depositare, premerai sulla rete che preferisci usare, ad esempio io preferisco sempre usare la BSC perché costa pochissimo ed è velocissima. Qua abbiamo il nostro indirizzo di deposito e andremo a depositare l'importo che vogliamo utilizzare. Fatto questo, vedrò poi arrivare il mio deposito qua, quindi premendo il wallet mi ritroverò nell'USDT Wallet il mio deposito appena effettuato. Ora non resta che acquistare la pennina, quindi che cosa faccio? Vado su Package, qua a destra, scendo e faccio Buy Now. Allora, qua decido che cosa comprare, quindi un Bitbooster intero oppure quello sharato. Mettiamo che io voglia comprare quello sharato al 50%, premo qua e faccio 1, 2, 3, 4, 5, quindi 5 volte un 10%, ovvero il 50%. Se invece volessi comprare una pennina intera, vado qua e lascio 1. Se volessi comprare magari due pennine, vado sempre qua e premo 2. Ma partiamo appunto con un esempio del 50%, quindi vado qua, premo 5 volte, e qua mi dice che devo pagare 450 USDT e 142 BTH. Ecco, così si potrebbe non capire niente, ma in realtà è molto più semplice, perché io ti ho già spiegato che devi contare 100 USDT
per ogni 10%. Quindi ti ho già detto che comprando 50% andrai a spendere 500 USDT. Vengono divisi in questa maniera, ma la divisione te la fa praticamente in automatico, è molto semplice. Che cosa devi fare? Qua ti chiede come vuoi pagare gli USDT, che noi lo pagheremo dal Purchase Wallet, perché il Purchase Wallet è il wallet dove noi abbiamo fatto il deposito. Esiste anche un Commission Wallet, che sono delle commissioni che ti vengono date se farai rete, quindi se inviti qualcuno, quel qualcuno ti manderà dei fondi sul Commission Wallet, oppure sul Register Wallet, che è un altro wallet bonus. Questo qua lo potrai usare per scontare le future pennine che andrai a ricomprare. Infatti potrai comprare fino al 50% della pennina nuova utilizzando questo portafoglio qua. Ma in questo caso, se il primo acquisto, tu potrai solo usare il Purchase Wallet. Che cosa devi fare allora? Ripremi su Wallet, premi su USDT Wallet, tu qua avrai il tuo deposito, premi, e poi fai convert. Bene, qua dovrai trasferire la cifra che hai letto prima, quindi in questo caso 450 USDT. Quindi trasferiscomi 450 USDT per comprare il 50% della chiavetta. Fatto questo, torno su package, torno di nuovo su buy now, rimetto qua e rimetto 5, e qua mi ritroverò i miei 450 USDT che ho appena spostato. Quindi andrò a scrivere che pagherò 450 USDT dal mio wallet, e poi il restante BTH, quindi questa parte qua, gli dirò che la pagherò con l'USDT Wallet. Nell'USDT Wallet ci sono esattamente i 50 dollari che non ho trasferito di qua. Quindi io ho ricaricato 500, 450 li ho messi qua, rimangono 50 dollari che sono 142.85 BTH, io premo USDT Wallet e poi faccio acquista. Facendo acquista mi vengono scalati i 450 USDT più i 142 BTH che vengono acquistati in automatico, quindi non devi fare nulla. Questo è l'unico passaggio un po' macchinoso, ma se hai capito questo è semplicissimo. Una volta fatto questo, la tua pennina verrà acquistata. Servirà un giorno lavorativo dove verrà appunto attivato il dispositivo, ti verrà dato il seriale e verrà inserito nella macchina. Dal secondo giorno, andando su Booster, come ti ho fatto vedere prima, vedrai la tua pennina in azione. Diamo un'occhiata però ai wallet, giusto per vedere come funzionano le rendite. Nel wallet tu avrai il BTH Wallet, che è la coin interna del portale. Praticamente starai sempre a zero, perché come ti ho fatto vedere andrai solo a utilizzarli quando comprerai un nuovo dispositivo e la conversione è automatica. USDT Wallet è il tuo wallet di USDT, quindi sono quei fondi che tu andrai a depositare per acquistare dispositivi oppure i tuoi bitcoin minati che convertirai in USDT. Il tuo Purchase Wallet è quello che ho usato prima, quindi sono gli USDT che tu converti dentro il portafoglio per poi acquistare il dispositivo. Bitcoin Wallet è quello che tu mini tutti i giorni, quindi ogni giorno ti arriverà qualcosa nel Bitcoin Wallet. Commission Wallet e Register Wallet sono appunto i due wallet della rete, quindi se fai rete ti arriveranno anche dei fondi qua dentro. Ma veniamo al dunque, quanto si guadagna con queste chiavette? Allora, ovviamente ora tu così sarai un miner di Bitcoin vero e proprio, quindi la tua ricompensa viene pagata in Bitcoin, non in USDT. Quindi dipende tutto dal valore di Bitcoin. A oggi, che a Bitcoin oscilla intorno ai 60.000, farai più o meno dall'8 al 12% mensile rispetto a quanto hai investito. Ovviamente se Bitcoin dovesse crollare, questo 8-12% diventerebbe più basso, e ovviamente se Bitcoin dovesse salire, questo 8-12% diventerebbe più alto. È esattamente quello che succede quando si va a minare. La cosa buona è che non dovrai preoccuparti però del costo della corrente, perché tu una volta comprato il dispositivo non ti frega più niente, ti prendi i tuoi bitcoin e fine della storia. Come fare a ritirare? Allora, puoi fare due cose. Ripeto, vieni pagato giornalmente in bitcoin, e che cosa puoi fare con questi bitcoin? Puoi andare a prelevarteli, quindi ci premi e fai withdraw, metti il tuo indirizzo bitcoin e te li vai a prelevare. Fine. Oppure li vai a swappare. Cosa vuol dire? Vuol dire che li trasformi in USDT, quindi i tuoi bitcoin verranno trasformati in USDT guardando il cambio al valore del momento di quanto vale Bitcoin, e verranno buttati dentro gli USDT Wallet. Una volta che saranno nell'USDT Wallet, che cosa potrai fare? Potrai o andarli a prelevare, come premendo USDT Wallet e poi facendo withdraw, metterai quanto vuoi prelevare, qua devi configurare il tuo indirizzo USDT, e una volta deciso quanto prelevare premi continua e in poco ti arriveranno sul tuo wallet. Oppure potrai utilizzare questi fondi per comprare un'altra chiavetta o un'altra percentuale di chiavetta e quindi andare ad alzare il mining giornaliero. Ora, ho registrato poco fa il mio acquisto, quindi io ho acquistato lo 0,4% di una chiavetta con 400 dollari, ti faccio vedere come ho fatto, così magari ti è tutto un po' più chiaro. Allora, adesso ti faccio vedere come acquistare
un 40% della chiavetta, quindi con $400. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi otterremo il 40% che questa chiavetta andrà a minare. Ovviamente dobbiamo prima depositare $400, cosa che ho già fatto, quindi ho i $400 qua. Poi premo qua sotto su package, scendo e faccio buy now. Qua mi fa scegliere le due opzioni, se voglio comprare il booster completo, quindi tutta la pennina, o se voglio mandarla in share, quindi comprare una percentuale di pennina. Pagandola tutta ci costa $1000, qua invece si va di tagli da $100 a $100. Vedi però che sono 900 USDT più 294 BTH, che è la coin interna del sistema. Qua idem sono 90 USDT più 29.41 BTH, vuol dire che praticamente il 90% lo pagheremo in USDT con una soluzione o con l'altra, e il 10% lo pagheremo nella coin interna, ma noi faremo tutto con il nostro deposito. Quindi la prima cosa che dovremo fare è decidere quanto comprare. Ad esempio, io ho detto che prenderò un 40%, quindi vado su Bitbooster Shared, premo 4 volte qua, quindi 4 sezioni, appunto un 40%, e qua sotto mi dice che dovrò pagare 360 USDT e 117.64 BTH. Come faccio? Intanto devo spostare questi 360 USDT nel Purchase Wallet. Quindi che cosa faccio? Vado su Wallet qua sotto, premo sui miei USDT che ho appena depositato, 400, faccio Converti, lui mi dice appunto come li sposterà sul Purchase Wallet e io scrivo 360 e faccio continua. Mi chiede la password e poi mi dà conversione avvenuta. Ora torno su packaging, faccio di nuovo buy now, vado di nuovo su Bitbooster, metto di nuovo 4 qua, qua metto quanto voglio pagare e metto appunto 360, e qua sotto dico che la parte BTH la voglio pagare con gli USDT che mi rimangono sul wallet, quindi premo USDT wallet e faccio compra, confermo e il gioco è fatto. Da adesso la mia pennina comincerà a minare, quindi non importa quanto vuoi comprarne, non importa se la vuoi intera, se vuoi una percentuale, il procedimento sarà sempre questo. Quindi te lo ripeto velocemente: vai su package, premi buy now, scegli se vuoi comprare la pennina intera o una percentuale di pennina, qua sotto ti farà vedere quanti USDT si servono, converti gli USDT come ti ho fatto vedere nel Purchase Wallet e il restante in automatico. Premerai poi qua sotto paga con USDT Wallet e questo BTH ti verrà convertito in automatico. L'importante è che converti quello che ti scrive qua sotto nel Purchase Wallet, e quello è l'importante, il resto lo fa da solo. Una volta che avrai fatto questa operazione, ripeto, partirà tutto in automatico e non dovrai fare più assolutamente nulla, se non appunto venire qua a prelevare i tuoi Bitcoin minati oppure reinvestirli e comprare un'altra pennina o un'altra parte di pennina. Come hai potuto vedere è tutto molto semplice, è più un casino spiegarlo che poi in effetti farlo. Poi ripeto, devi fare l'attivazione una volta sola, poi fa tutto da solo. Ovviamente hai un bonus se vai a invitare qualcuno, ovviamente c'è un referral code che trovi esattamente qua, premendo sul menu a tendina fai il referral link, mandando questo referral qua, se qualcuno acquista una chiavetta con il tuo referral avrai una percentuale di commissione. Quindi sicuramente qua può aiutarti, anche perché se ricevi una percentuale che ti va sul wallet puoi usare poi quei fondi per andare ad aumentare la tua potenza di calcolo e quindi minare più Bitcoin tutti i giorni. C'è anche un PDF che spiega tutto quanto, spiega esattamente quello che ti ho spiegato io ma in modo magari più completo. Farò sicuramente un altro video dove andremo a guardare il PDF nel dettaglio, non lo faccio qua perché sennò diventa un video lunghissimo. Sicuramente farò degli altri contenuti, sicuramente ti aggiornerò per vedere quanto in effetti sto minando con questa chiavetta, e se acquisterai anche tu il dispositivo potremo magari confrontarci e vedere un attimino come ci sta andando l'investimento. Io ti ringrazio di essere arrivato fin qua, ti ricordo che volendo puoi anche abbonarti al canale per vedere dei contenuti in esclusiva e in anteprima e senza pubblicità. Se non l'avessi già fatto ti chiedo però di lasciare un bel like su questo video, a te non costa nulla ma mi aiuti veramente tanto a sostenere il canale. Ma cosa importantissima, mi raccomando, iscriviti al canale e premi sulla campanella, così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Io ti ringrazio ancora e noi ci vediamo nel prossimo video.